Oggi parleremo di REST. Sono finalmente entrato in possesso del nuovo REST Spigarelli, lo Spigamap. Dopo che in quest'ultimo anno abbiamo visto un proliferare di REST a caduta, Zniper, Gabriel e compagnia, ora anche Spigarelli ha attuato un'evoluzione del suo vecchio REST tuning, riprogettandolo e apportando delle novità importantissime, specialmente per quanto riguarda il tiro arco nudo. Il problema grosso del tiro arco nudo è quello del rimbalzo sulla stina. Quando noi abbiamo uno string abbastanza in basso, specialmente per le corte distanze, abbiamo il problema che l'asta, pur corretta, ahimè, rimbalzi sulla stina e abbia un volo anomalo. Allora, a forza di cercare compromessi, di cercare diametri di astine e di cercare di ovviare a questo inconveniente, l'ideale è trovare un REST che abbia la possibilità di ammorbidirsi appropriatamente e al momento opportuno. Questo è quello che fa lo Spigamap. E vediamo, apriamo la confezione, vediamo cosa c'è all'interno. Questo è lo Spigarelli, vedete che assomiglia praticamente a uno ZT, se non altro che ha la possibilità di ruotare attraverso questo cuscinetto sfera, ruotare, e ha la possibilità di variare la forza di pressione. Quindi abbiamo in tutto e per tutto anche un bottone di pressione sul lato verticale. Quindi sul lato verticale, la componente verticale della freccia. Quindi non solo lo scodinzolo normale che abbiamo negli archi di curvi, ma nell'arco nudo, come abbiamo già visto in vari video, in varie occasioni, abbiamo anche una componente verticale. Io ricordo che tantissimi arcieri hanno sempre avuto il problema della rottura del poggiafreccia in acciaio. Ecco, con questo sistema ovviamente non ci sarà più nessun problema. Che differenza c'è con lo Zniper? Beh, lo Zniper è un REST che una volta premuto si toglie di mezzo e bisogna riposizionarlo. E ho avuto qualche problema, ad esempio, negli scontri finali. Negli scontri dove io ho solo 20 secondi e devo tirare due frecce, specialmente quando nel tiro a squadre, e si perde del tempo a tirare sul REST, a fare attenzione che si riposizioni. Quindi in questo caso, dove la componente verticale non ha uno scatto ma ha solo più o meno pressione, e adesso vediamo come la dovremo regolare. Cosa c'è all'interno? Abbiamo le istruzioni d'uso. Le istruzioni d'uso sono un po' nessuno di voi ne leggerà, sono sicuro, e io sono qua per questo. Poi all'interno abbiamo tutto l'occorrente per il montaggio. Chiave da 3/16, passo inglese, e altre chiavettine che vanno a regolare il REST, e vedremo come. Rondella e dado per poterlo sistemare nel secondo foro del vostro riser, in modo tale che tutto avvenga nel miglior dei modi. Vediamo ora come fare una regolazione preliminare per ottenere subito dei buoni risultati.